facendo una passeggiata in questa parte molto naturale vicino al fiume. Da questo lato qua ci sono dei palazzi veramente assurdi, bellissimi, super moderni, e invece di qua c'è natura e fiume. Che vetrate assurde! Super carino con queste scalette che scendono. Sì. E guarda che ho trovato un centesimo. Ah, portafortuna. Questi ragazzi sono praticamente gli ultimi giorni che passeremo qui a Riga in Lettonia, e quindi ci stiamo in realtà un po' annoiando in questi giorni perché a parte adesso che è uscito uno spiraglio di sole, ma di solito è tipo da 3 giorni continui e sarà così per altri 3-4 giorni, pioggia continua. Cioè stanotte sono stata svegliata 20 volte dai fulmini che entravano pazzesco. Dalla finestra. Abbiamo praticamente finito tutti i video da registrare, abbiamo finito il budget perché è quasi finito il mese. Abbiamo finito i soldi in realtà. Piove tutto il giorno, quindi è una noia mortale. Oggi abbiamo detto usciamo comunque perché, cioè, se no... Comunque è bello passeggiare così, sì, nella natura, ci sta. Giretto in yacht? Magari. Iscrivetevi al canale e lasciate un like, perché qua prima di prendere uno yacht ancora ne passa. Tanti iscritti, tanti, quindi iniziate a farlo. Iniziate adesso, se no non basta una vita, mi sa. La nostra cena di stasera, riso bianco che sta in frigo tipo da 4 giorni con vari resti del frigo, ovvero un wurstel, dei pomodori e dei ceci. Ragazzi, stasera ci siamo divertite, devo dire, perché stavamo giocando così a biliardo. Poi vabbè, è arrivata una ragazza, abbiamo iniziato così a chiacchierare e ha giocato con noi. Abbiamo perso. Però per l'ultima palla, Buono, Mentre tu cerchi un film, ti posso offrire uno snack? Che snack? Abbiamo 2 snack ad assaggiare, li potremmo assaggiare se troviamo un film però. Allora, abbiamo questi 2 snack, questo e questo. Questi sono degli snack molto particolari che abbiamo comprato proprio qualche giorno fa in un negozio strano al centro commerciale, e non vedo l'ora di assaggiarli perché questi sono dei popcorn tipo fruttati. Sono tutti rosa. Sono un'industrialata pazzesca. Guardate quanto sono belli, tutti lucidi. Sanno tipo un po' di caramelle. Chupa Chups alla fragola. Guarda quanto è pieno. Wow. È pieno proprio fino in fondo. E poi io sono mega curiosa di aprire questi perché praticamente sono delle meringhe. È una meringa, a tutti gli effetti. Ok, ripieno c'è. È una meringa. Sembra molto un marshmallow, ma secondo me è una meringa morbida. Non ti piace? No, non che non mi piace, forse un po' nauseante. Allora, io volevo provarla, ma sa di formaggio, anche sbaglio. Sa di fiocchi di latte. Di fiocchi di latte. Però non è male. No. È molto zuccherata intorno. Abbiamo trovato una sorta di documentario sulla vita di Benji e Fede. No, però solo di uno, solo di Benji. Solo di Benji. O come si chiama. Che è una cosa così semplice, se ci pensi. A me bastava tornare a quello. So pulmonary Langerhans cell histiocytosis is a very rare condition. Ragazzi, direi che la giornata non è iniziata nel migliore dei modi. Voglia di uscire, 0. Voglia di fare colazione, 10. E come sempre, il nostro amato porridge
Nutella finta. Buongiorno. La Nutella che si scioglie sul porridge. Ragazzi, nell'area comune c'era questo, che praticamente è un tè allo zenzero e limone, e ne abbiamo presi 2-3 pacchetti così per assaggiarlo. Sotto c'è proprio scritto: potete prendere e lasciare quello che volete. Invece qui nelle cucine che ci sono in ogni piano ci sono dei quadrati, e in questi quadrati ci sono tutte le cose che possono prendere tutti. Ok ragazzi, ha smesso di diluviare, c'è un vento proprio assurdo, si congela, 98% di umidità, però avevamo troppa voglia di farci una passeggiata, sì, e di mangiarci qualcosa di buono. Sì, abbiamo deciso di mangiare fuori, via, e basta. Perché cioè, sto weekend lo abbiamo passato in camera. Qua prenotiamo direttamente dagli schermi. La bruschetta ci starebbe. Pasta all'arrabbiata. Mi attira, agli olio. Oppure la pasta al pomodoro, cioè. Guardate quanto è carino il posto. Super sofisticato, la lampada in centro al tavolo, l'olio, l'aceto, il sale, l'olio, il peperoncino. Ragazzi, questo posto si chiama Vapiano ed è il ristorante italiano più famoso di tutte queste zone. L'abbiamo visto a Varsavia, l'abbiamo visto a Bucarest, l'abbiamo visto a Vienna, l'abbiamo visto a Budapest. Ragazzi, non avete idea di quanto siamo contente di essere qui, perché veramente da tantissimo che volevamo venire. Adesso attendiamo i piatti e ci hanno dato questo, che praticamente quando suona è pronto e penso ce lo andiamo a prendere, quindi mi sa che non c'è il servizio. È arrivato il tutto, manca solo il dolce. C'è la mia bruschetta al pomodoro. Qua c'è la zuppa di pomodoro, che tra l'altro era in offerta per il pranzo a 90 centesimi. Qua Lucrezia ha una bella pasta con il pesto. E guardate qua che meraviglia, questa sorta di proprio limonata fatta in casa. Più che limonata è un'acqua aromatizzata a lime, arancio e limone. L'abbiamo pagata solo 1 euro. Non vedo l'ora di provare queste, ragazzi. Sapete come le chiamano? Campanelle. Io in Italia non le ho mai viste, però guarda che aspetto. Attirano. E tra l'altro il pesto c'era scritto fatto in casa. Infatti per questo l'abbiamo prese, perché io pensavo mettessero ovviamente il pesto del supermercato. Sì. Cioè, davo per scontato. Però c'era scritto made. E guarda che bello. Non è male, no, non è male. Avevo proprio voglia di una buona pasta. Ma sai che è molto buona? Veramente, meno male. Ma in teoria la pasta la fanno loro, comunque. Dici? Eh sì. E anche al dente. C'è un botto di olio, e tra l'altro mi sembra olio extravergine. E ha un botto di pinoli. Non me lo aspettavo, pensavo facesse schifo, sinceramente, come posto. E invece mi piace proprio. Io ho questa zuppa al pomodoro che ho già assaggiato ed è molto buona. Si sente tantissimo l'olio buono. La bocca sporca di sugo è Italia, La bruschetta al pomodoro, si sente che non è italiana, nel senso che sicuramente hanno messo i pomodori sconditi sopra e quindi non c'è quel sapore che di solito c'è sulle bruschette. Ragazzi, guardate anche che bella vista, io direi niente male, però guardate qua. Ragazzi, per tutto quello che vedrete abbiamo speso 20 euro in tutto. Io direi super conveniente. Ci manca il dolce, perché noi non possiamo finire senza il dolce, ne abbiamo preso uno da dividere. Thank you. Thank you. Ma guardate quanto è carino. Ma secondo me più che tiramisù è una mousse di mascarpone con le fragole. E qua c'è il... com'è che si chiamano questi? Pavesini? Il pavesino. Pavesino. Oddio, si sente un botto il lime. Guardate che bei denti di Lucrezia. Qualcuno potrebbe dire che ha mangiato la pasta col pesto? No! Stiamo andando alla Biblioteca Nazionale perché oggi
c'è un workshop sugli origami. Non sappiamo se è riservato solo ai residenti, non so. Non sappiamo nulla, andiamo a vedere, vediamo un po'. Ci siamo sedute qua per prendere una bibita fresca. Ci attirava questa, si chiama Fritz Cola. La bottiglia è super carina ed è una sorta di Coca-Cola zero, però non è Coca-Cola. La volevamo già assaggiare. È una sorta di Coca-Cola chinotto. Ci sono queste vetrate immense qui sul giardino ed è molto molto carino. Dissetante. Will be a swallow. So the second one will be a modular origami model, 8 pieces, and so we will make 8 pieces and then put them together. Он открытым по пошвороту, но этот не монгольский. Un pielē, kā pie vides līnijas. Un tad mēs vēlreiz ņemam. Siamo le peggiori del gruppo. Mamma mia. Però secondo me questi sono già venuti altre volte. Sì, secondo me sì, sono troppo bravi. Imbarazzante. Ora è completato il cubo. Bisognerebbe farlo almeno tipo 3 volte a settimana per capire un po' qualcosa. Stiamo ordinando qualcosina di sfizioso per questa sera dall'app Bolt Food e abbiamo visto questo posto che fa sia pizza che burger box e sono veramente simpatici, guardate, questa è enorme, infatti è per 3 persone, pizza, patatine, involtini, pane fritto, limonate, cioè... Wow! E quindi qual è che avevamo detto di prendere? Ce ne sono troppe, ma poi costano pochissimo, sì. Cioè un set di 2 pizze più 4 snack 14 euro quando le pizze all'estero costano tantissimo. Ok ragazzi, abbiamo ordinato, guardate che carino, c'è la mappa, qua è dove c'è l'omino o dove ci siamo noi? No, qua è dove ci siamo noi e qua è il negozio e qua c'è scritto più o meno quando arriva. Qua abbiamo già preparato il film da vedere questa sera con la nostra box di cibo a domicilio, il film si chiama Siccità. Io in realtà ho cercato commedia, non mi sembra molto una commedia perché così con la pizza ci stava cosa più divertente, sì. Però vabbè, però c'è scritto comedy drama o commedia o drammatico, tutte e due, vabbè. Dovrebbe arrivare adesso, no? Sì, tra un minuto. Non vedo troppo l'ora. Prendere il cibo a domicilio è una di quelle cose che mi piace un casino fare ma che non ci viene mai in mente, non so perché. Ok, thank you, bye. Ma che c'è scritto? Oddio, hai rimorchiato. Chiara, you are wonderful. Hai rimorchiato? Dai, lo scriveranno tutti. Mi sa, però, vabbè. Dai! Wow. Io dico che oggi non siamo a dieta. Ah no, no, di sicuro. Ma comunque, cioè, ma posso dire, ma che figata è? Ma cos'è? Non lo so sinceramente. Love is? Ma sono 2 chewing gum? Delle caramelle tipo. Ragazzi, adesso il problema è organizzarci, ma come facciamo? Come facciamo? Mettiamo sul letto. Le nuvolette. Il tipico pane nero. È per quello che hanno messo la salsa all'aglio. È un suono meraviglioso. Pure buono. Poi abbiamo gli spring rolls. Come sono? Non so male. Ragazzi, ma quanto sembra un'americanata sta cosa. No, troppo. Sembra proprio un'americanata assurda. Pizza terribile. Buona? Ma bella, pizza è sempre buona alla fine. No, è terribile da vedere. Beh, però è bella oliata. Ah, guarda che olietto che ha. Ah, ma sai che l'impasto non è per niente male?
Sembra un po' una pizza, sai quando la fanno un po' al tegamino? No, è buona, eh? Guarda questa quanto è strana. Questa è una quattro formaggi. Si sente un botto il gorgonzola. Ok, ma sì, cioè questa è proprio una pizza da film. Ok, lei... Brindiamo con la Pepsi? Valeria è troppo buona, però ha gestito le attività. Io no, è che non sono andate bene, ma non per colpa tua, Valeria non lavora. Abbiamo una possibilità. Dato che era presto, che sono praticamente le 8:20, abbiamo stoppato il film, abbiamo detto andiamo a fare una passeggiata così almeno digeriamo un po', e non abbiamo finito tutto perché era veramente troppo, abbiamo lasciato un po' di cosine per domani. Ragazzi, stiamo facendo due passi anche perché noi non abbiamo preso solo quella box ma anche un dolce, anche un perché dolcino. Comunque cioè, oggi facciamo la serata, quindi ci stava proprio. Guarda quanta ce n'è, scusa. Mamma mia. Ce n'è? Sì. Io ho preso anche, oltre alla Nutella, un po' di latte condensato, tanto per non farmi mancare niente. Mamma mia, che goduria. Comunque la crepe con la Nutella è una delle cose più semplici, ma... troppo buona. È buona anche la crepe. Molto buona, sì. Ma sto posto mi ha stupito. Vero? Boh, non avevo altre aspettative, sinceramente. Invece...